Allora, ciao a tutti, eccoci qua alla nuova puntata, alla nuova serata di Fit. Allora, qui si parte sempre con consulta al medico. Allora, andiamo nel programma. Quindi clic, programma, siamo al 10, continua programma, tic. Allora, io sto facendo tutti i giorni, qui c'è scritto di fare 2 volte a settimana, però io farei almeno 3 volte a settimana, poi voi fate quel che volete. Io faccio tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Sabato non so se faccio sabato pomeriggio o sabato mattina o se non mi riposo, e domenica pure, forse mi riposo, non lo so, vediamo. Domenica sicuro mi riposo. Al sabato vediamo, forse sì, mi riposo. Vediamo. Allora, bene, vediamo oggi come va. Allora, andiamo a inizio allenamento, andiamo su, viola, ecco qua, viola. Tic. Nuovo tutorial. Inizia. Allora, mi Ciao, tolgo via anche le spero che tu stia bene. calze. Un buon allenamento è l'ideale per tenersi in forma. Ecco, bravo. Cerca di tenere il ritmo, ma soprattutto prenditi cura di te. Sì, vai tra, io il ritmo lo tengo Prima di sì. cominciare, assicurati. Dai, taci. 3, 2, 1, riscaldamento. Collo. Prepariamoci. Cominciamo con un Sinistra, riscaldamento. destra. Yo bro, sinistra, destra, su e giù, destra e sinistra. Ah, lì. Forward bend. Ecco qua, non tocco i piedi. Non riesco a toccare i piedi. Cosa che invece succederà alla fine, toccherò i piedi. Ah, quindi sicuramente è una bella cosa fare questo allenamento. Sicuramente siamo più snodati a fine serata, questo è sicuro. E dopo una giornata di lavoro ci sta proprio, ci sta. Hip rotation. Hip rotation. Vai, bro. Ecco qua, hip rotation. Twist torso. Ecco qua, spalle e gomiti, avanti, riscaldamento, in avanti, indietro, rotazione gomiti Così ti all'indietro, preparerai all'intensità dell'allenamento che verrà dopo. più riscaldate adesso meglio è. Nelle prossime puntate abbiamo una nuova telecamera che punta a me. Perché? Perché è più carino vedermi anche mentre faccio io le cose, perché magari sembra che non le faccio, in realtà le faccio, e quindi è più carino anche vedersi. Lo metterò in basso a destra, immagino. Metterò qua il coso in movimento dove sono io. Gambe, 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 e voilà. Forza, ancora uno. Jogging. Non so se questa sera riuscirò a fare sia questo allenamento che quello libero, perché ho mangiato tardi oggi pomeriggio e quindi non so se riuscirò. Vediamo. Speriamo, ma il secondo allenamento è duro, quindi non lo so. Adesso il tuo corpo è pronto. 8 secondi, ok. Allora, cosa facciamo? Hai Calf voglia di raise, sudare? polpacci. Ci siamo. Io lo sto facendo bene, però vabbè, pazienza. Quando ci sarà la mia immagine qua, vedrete che lo faccio bene. Anche se lui segna rosso di qua. Outwork Bene, attack. cominciamo.
Allora, gambe dietro è destra, sinistra, fai attenzione destra, alla postura, sinistra, così da ottenere il risultato destra, e prevenire sinistra, destra, sinistra, ci stai dando destra, dentro. Sinistra, quasi finito, destra, grazie, sinistra, questo è l'ultimo, destra, sinistra, destra, e andiamo giù, ah, addominali, immagino, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, poi sinistra, secondo me la seconda parte non riesco a fare, faccio le stesse ginocchia, no? Spingiamo ancora un po'. Wow, che energia! Manca poco. Ancora uno. Continuiamo. Ci siamo. Ancora un po'. Questo è l'ultimo. Andiamo a terra. Destra. Sinistra. 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 Manca poco. Destra. Ultima ripetizione. Andiamo. Prossimo. Via. Ok, stiamo andando bene. 3, molto 2, bene. Ultima ripetizione. Go. Ben fatto. È ora di una pausa. Ricorda di idratarti. Allora, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, ci riposiamo, 19, 17, 15, 13, 11, 9, qua poi in realtà come sempre qua ha contato molti meno punti di quelli che, però fa lo stesso, fa lo stesso, è debole, vero? Allora, continuiamo. Calf, polpacci, ci siamo, anche qua non li conta ma fa lo stesso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vedi che non li conta? Ma fa lo stesso.
Tanto noi abbiamo già capito che facciamo benissimo di più di quello che dice lui. Andiamo ancora un po'. Ultima ripetizione. Diciamo che non è proprio precisissimo, ma fa lo stesso. Bene, cominciamo. Sinistra, destra, dietro, destra, dietro, destra, dietro, sinistra, gamba destra, gamba sinistra, bene, gamba destra, braccio destro, braccio destro, dietro, molto bene, braccio destro, gamba destra, braccio destro, gamba destra, braccio destro, gamba destra, braccio destro, fatto uno in più, due. E adesso andiamo a terra, siamo esercizio. Ankle taps, crunch. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, poi sinistra. Spingiamo ancora un po'. Quasi finito. Questo è l'ultimo. E voilà. Prepariamoci per il prossimo movimento. Ok. Bene, cominciamo. Destra, 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 concentrati, lo faccio uguale. E vabbè, pazienza, oh. Qui ci segna pochissimi punti come sempre, ma fa lo stesso. Manca poco. Ultima ripetizione. Continuiamo. Allora, primo braccio destro e gamba destra, sinistra. Sinistra. Destra. Destra. Sinistra. Destra. Destra. Sinistra. Poi sinistra. Destra. Sinistra. Destra. Sinistra. Destra. Sinistra. Destra. Sinistra. E io ho perso il ritmo. Destra. Perché non riesco a fare e guardare sinistra. Insieme. Manca poco. Destra. Questo è l'ultimo. Purtroppo non parla di continuo. E io da terra non riesco a vedere la TV. E quindi lui non parla di continuo, non dice destra, sinistra, destra, sinistra. Di continuo. E io non so il suo ritmo qual è. Quando sono a terra le cose vanno un po' così, ma fa lo stesso. L'importante è fare. Quindi l'unica cosa, non ci segnerà tutti i punti, ma come sempre fa lo stesso. L'importante è che arriviamo quest'estate in forma. Ultima ripetizione. Ok, fai una 60 secondi, io scaldo il collo, muovo il collo e le spalle, perché tanto non faccio fatica e le spalle si scaldano. Lui sta lì con le braccia incrociate, mentre io faccio le spalle indietro e avanti. Anche perché ho un leggero dolorino alla spalla e quindi sicuramente scaldarla mi fa bene. Eccola qua. 20 secondi. 18 seconds. 16 seconds. 14. 12 seconds. 10 seconds. 8 seconds.
6 seconds. Benissimo, riprendiamo. 4, 3, 2, 1. Prepariamoci per il go. Prossimo movimento. Calf, polpacci ancora. Via. Fa lo stesso. Anche qua, sia che li faccio a ritmo o no, è uguale. È sempre arancione rosso, mai verde. E vabbè, fa lo stesso. Ancora un po'. Ancora uno. Wow, che energia! Via! Questo è rilassante. Non fermarti. Wow, che energia! Questo è un allenamento soft. Ci stai andando dentro. Quasi finito. Ultima ripetizione. Molto bene. Beh, fate due in più. Andiamo giù. Prepariamoci per il prossimo movimento. A terra. Destra. Sinistra. Destra. Sinistra, destra, poi sinistra. Benissimo. Bene, continua così. Andiamo. Spingiamo ancora un po'. Manca poco. Ultima ripetizione. Ok, alzatevi con calma. Continuiamo. Perché magari gira la testa. Ci siamo. Sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, poi sinistra. Fai attenzione alla postura, così da ottenere risultati migliori e prevenire infortuni. Ok. Spingiamo ancora un po'. I glutei spingono tanto. Manca poco. Questo è l'ultimo. Purtroppo non seguo il ritmo perché non posso vedere la TV. Perché sto a guardare per terra. Avanti, ancora uno. E quindi qua non riesco a seguire il ritmo. Lui non parla, perciò. Manca poco. Questo è l'ultimo. Proprio così. Oh. Ok. Complimenti. Continua così. Abbiamo preso solo due stelle perché purtroppo non segna tutto come sempre. 495 e noi ne abbiamo consumate di più, come sempre. Visto che lui non segna tutto, dobbiamo considerare che ne facciamo di più. Allora, raffreddamento, ovvero stretching.
Dopo facciamo la ginnastica dolce però, perché oggi, come dicevo, ho mangiato tardi e quindi non vorrei che mi venisse su tutto. Quindi dopo sceglieremo qualcosa di veramente light, qualcosa di livello 1. Ah. E intanto facciamo stretching per dopo. Diciamo che questo allenamento è come se fosse un riscaldamento per l'allenamento successivo. Bisogna considerarlo in questo modo qua. È un riscaldamento per dopo. Ah. Eccoci qua. Movimenti dolci, tranquilli. Eccoci qua. 111 seconds. 107. 104. 100 seconds to stop. Ah. Tocchiamo i piedi. Sì, tocco le unghie. Poco, di poco, ma tocco le unghie. Va bene. Oh, ci mettiamo su, schiena dritta. Non in avanti, in avanti sulla gamba. Gamba avanti, schiena dritta. Eccoci qua. Oh, là. Allora, giù a destra, non appoggiate il gomito sulle cosce. No, gomiti sulle cosce. E quella è la parte complicata. No, gomiti sulle cosce. Ma in avanti, come vedete, la figura, il tallone a T, cioè il piede a T, eccolo qua. Quando sono a terra faccio un po' fatica perché mi fa male il collo, perché purtroppo non vedo la TV e devo girare il collo in alto e mi viene male il collo un po'. Questo è un po' una rottura di scatole. 1, 2, 3, 4, cambia gamba. 1, 2, 3, 4, finisci le gambe. 1, 2, 3, 4 e 5 e 6 e basta. E ci alziamo con calma, anzi no, torniamo giù. È vero, c'è la schiena, stirare la schiena in alto. Ah, 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 ah. E indietro. Ecco qua, stretch incompleto, ok, continua, grazie, andiamo al libero, ci riposiamo un attimo però e cerchiamo qualcosa di light, qua rafforzamento braccia adeguato, forza 1, facciamo le braccia, allenamento, non dovrebbe essere sfiancante questo, perché appunto è solo braccia, di solito si ci stanca quando si usano anche le gambe sono i muscoli, le cosce, il muscolo più grosso del corpo, quando si usano le cosce si fa fatica. Ok, iniziamo. Ok, cominciamo. Sì, cominciamo. Ciao. 3, 2, 1, go. Iniziamo con il primo movimento. Bene, cominciamo. Ok. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Guardi che mi three. Two. Ultima ripetizione. One. Stop. Continuiamo. Standing shoulder bene, tap. Cominciamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Molto bene. Manca poco, forza. Almeno qua segna tutto verde, almeno. Ancora uno. Ho detto la parola giusta. Punch. Pugno.
Bene, cominciamo. Okay. Alzate il piede dietro, quando date il pugno destro, il piede destro si alza e ruota un pochino. Pugno destro, il piede destro ruota un pochino. Ruota, 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 perché le spalle devono andare avanti. Ruota, 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 ruota. Arm scissors, forbici. Apri, 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 apri. Mantieni calma e serenità. Sky touch. Prima lato destro. Bene, cominciamo. Hop, 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 hop. Che fluidità. La gamba dietro si muove. Che fluidità. Guardate la gamba dietro. Benissimo. La gamba dietro si muove. Wow, che energia. Se la destra va su, la destra si muove. Quasi finito. Sinistra va su, sinistra si muove. Che controllo. Ottima concentrazione. Questo è l'ultimo. Incredibile, hai energia da vendere. Insomma, all chest expansion. Bene, cominciamo. Destro, 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 su, destro, su, destro, su, 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 un'altra volta, alzata laterale completa. Cominciamo. Hop, su, 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 bello lo sfondo, su, su, fluidità, su, su, molto bene, su, 5, 4, 3, 2, 1, stop, yo bro, bene, ora riposiamo, 60 secondi, io faccio il collo come sempre. Quando ci sarà la seconda telecamera che mi inquadra qui in basso, vedrete che durante il riposo io faccio il collo, perché è meglio avere un collo scaldato che un collo non scaldato. Tanto dopo c'è la partitina di tennis e poi c'è la doccia, e quindi è meglio essere un po' caldi. Speriamo stasera di vincere a tennis. Ultimamente faccio due partite, la prima la perdo, la seconda la vinco. Speriamo che sia così anche stasera. Vuol dire che la prima incontro degli avversari buoni, nella seconda mi do un po' da fare, magari riesco a dare il meglio. Speriamo che stasera che sia così. Ah, comunque nel canale ci sono le partite. Beh, con le date. Siamo al prossimo set. Quindi all'allenamento di oggi, il 10 gennaio, c'è la partita di tennis del 10 gennaio. Prepariamoci per il prossimo movimento. Allora, go! Ci siamo! Ottima concentrazione. Tanto siamo a 1460 punti. Ricordati, segui i miei movimenti come uno stato. Apri, apri, apri. Splendido. Apri. Splendido. Apri. Apri. Ancora un po'. Apri. Apri. Ancora uno. Apri. Piacevole, vero? Adesso stand shoulder tap. Tap. Ci siamo.
alto, 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 mi fermo un attimo perché secondo me non si vede la parte alta della telecamera, ecco, alto, 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 ultima ripetizione. Prossimo esercizio. Secondo me non si vedeva prima i punti, che siamo 1008, e cosa dovevamo fare. Pugno, destro, 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 gamba destra, si muove, gamba destra, ruota, gamba, destra, ruota, insieme, al pugno, destro, ruota, ruota, l'anca, destra, 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 2000 punti, destra, 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 ecco, 2100. Mettiti in posizione. Apri, 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 guardate le farfalline che belle, apri, apri, poi ci sono le candele, apri. La palla medica, che non è una palla medica ma è un altro, si chiama in un altro modo ma fa lo stesso. Sono tre, the sky blue, the red and the white brown, ok, 3, che fluidità, 2, che controllo, ultima ripetizione, stop, prepariamoci per il prossimo movimento, sky touch. Prima lato mettiti destro. In posizione. Hop, hop. Inspira quando ti rilassi ed espira quando contrai. Il braccio va da giù fino su. Il braccio. E il piede dietro si muove. Il braccio che non usate per toccare il cielo. Ottimo, bene. E tutto giù. Ottima concentrazione. Ultima ripetizione. 2480, yuppi. Ci siamo. Destro. Su. 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 Wow, che energia. Su. Su. Su, su, quasi finito. Su, 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 questo su, è l'ultimo. Su, bellissimo. Ultima, eccola. Avanti, ancora uno. Alzata laterale completa. Su, 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 è l'ultimo. Su, su, su. Su, splendido. Su, che controllo. Oh, oh, quasi finito. Oh, 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 questo è l'ultimo. Oh, oh, un altro. Oh, completa 10 allenamenti, complimenti. Magnifico. Quante stelle? Oggi una, due, tre. Yeah, 2852. Spero di rivederti presto. 360 calorie bruciate, hai sbloccato un traguardo, bene, andiamo a vedere. Come ti senti? Senza fatica? Bene, molta fatica, facciamo bene. Allora, vediamo un attimo. Sì, facciamo il raffreddamento, cioè lo stretching. Meglio farlo. Collo. 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 È meglio farlo. Non pensiate sia una perdita di tempo, io purtroppo l'ho sempre pensato, quindi vi capisco se pensate che è una perdita di tempo, ma non lo è. Purtroppo, come vedete al video, non ho più 20 anni, neanche 30, e quindi vi posso garantire che non è una perdita di tempo. Dopo tutta l'esperienza di questi milioni di anni, posso garantire che non è una perdita di tempo. E quindi vi conviene farlo, vi do questo consiglio, poi fate come volete. Consiglio di farlo. Ah,
anche perché il corpo si scioglie. E se c'è una cosa bella, è un corpo elastico, morbido. Ora, abbiamo finito. C'è solo lo stretching finale. I 40 minuti, 20 più 20, sono finiti. In realtà erano 20 più 15. Sono finiti. Giù a toccare i piedi e adesso le unghie le tocchiamo appena appena, però le tocchiamo molto bene. Avanti, schiena dritta, cambio gamba, destra in avanti o sinistra come volete, schiena dritta, ecco qua, ci alziamo, giù a destra, piede che tocca tutto, non appoggiatevi alla coscia con le braccia, gamba destra, giù a destra, piede sinistro a martello, non appoggiatevi alla coscia, giù a sinistra, piede a martello, non appoggiatevi alla coscia, ecco qua, 50 secondi, andiamo a terra e vediamo di toccare le punte con le dita, diventeremo sicuramente più elastici nei prossimi mesi. E se non lo diventiamo è colpa della Switch, e quindi perché noi ci impegniamo. Quando uno si impegna dal meglio di sé può andare a letto tranquillo, che ha il corpo bello rilassato. Se dopo questo allenamento, visto che sono le 8 di sera, non riuscite a dormire, perché dopo farete la doccia, se riuscite a dormire stasera potete fare un po' di inglese. Vi prendete un bel libro di Harry Potter in inglese e ve lo leggete. Vi leggete 10 pagine. E così. Ok. Stretching completo. Ma ti sei accorto? Cosa? Certo, io mi accorgo di tutto. Va bene, obiettivi. Andiamo a vedere. Obiettivi. Siamo al 50% dei progressi. Molto bene. Trofei, regolarità, 2 allenamenti settimanali. Noi ne abbiamo fatti. Questo è il quinto, 5 su 5. È mercoledì oggi, farò ancora giovedì e venerdì e poi dopo sabato e domenica riposo. 2 settimane di esercizio, la durata va bene. Allenamenti livello 2. Classifica, qua non c'è niente. Il profilo siamo al 10. Come vedete il rosso, che è la sfida, non l'ho mai fatta, perché secondo me è presto adesso. Stiamo facendo però verde-blu, ho fatto una sfida qua ma non va bene. Verde-blu, che sono il programma e l'allenamento libero. Va bene, statistiche, regolarità nel corso di 5 giorni, regolarità nel corso di 10 giorni siamo a metà, regolarità nel corso di 30 giorni siamo a 16%. Va bene, detto ciò abbiamo finito. Quindi usciamo con indietro lo troviamo qua. E poi, eccoci qua, abbiamo finito. Adesso noi facciamo la nostra partitina a tennis. Quindi facciamo, chiudiamo questo e ci salutiamo. Per chi vuole continuare a fare, può ripetere, se uno ha fatto poco, diciamo, abbia fatto 30-35 minuti, se uno vuole fare un'oretta, rifà tutto quello che abbiamo fatto. Rimette indietro e rifà tutto. E vedrete che è tutto light, ma va bene rifarlo. Non bisogna sforzarsi perché a farsi un mazzo così faremo in tempo e in più ci si rompe, non che uno si scoccia, che uno proprio si rompe, quindi va bene, un saluto e ci vediamo domani, ciao a tutti da Mario.